Auguri, eh? Auguri? Di che? Piacere, auguri. Piacere. Auguri, e poi? Auguri, magari mori. Rilassati, Ciccio, vieni qua, stai allegro, tanto da qui non se ne esce qua. Vieni qua, questo è il posto tuo. Serviamo il numero 3. Ma non sono ancora morto? Pare proprio di no. E che cos'è questo numero? Ma hai fatto una fila in vita tua, Cicci? Ovvio, ma una volta morto pensavo che... Tu non devi pensare, risparmio il fiato. Ah, che c'entra il fiato adesso? Ma che si pensa con la bocca aperta? Ma perché non ci metti un po' più di charme per i nuovi arrivati, no? Sei proprio un ignorante. Ignorante a me? Sì, a te, a te. Tu forse non hai capito che lo charme è scaduto. E che è un formaggio adesso lo charme? Ma di che sei ignorante? Ah, ma mi ami lo stesso, vero? Tanto so che prima o poi me la darai. È così. Io non vorrò, ma tu insisterai. Non troverai pari. E tu? Proprio tu. Avrai una visione mistica poco fa, molto illuminata, di cui ti dirà ciò che è giusto e ciò che no. E io ti salverò, scopandoti un po'. Signor Ruggero, non mi fissi. Sto facendo i miei esercizi. Non sono io, è la mia paresi. Tutte le fortune, eh? Pure io vorrei essere vecchio. Bella per te. Niente. Come dice, scusi? Ha detto ci vediamo. Brutte cose. Veramente è un gesto di cortesia verso il nuovo arrivato. Sei diversamente cerebrato, è un fatto, accettalo. A butta a palla e preparaci un cocktail, no? Io non capisco. Manco io capisco. Quello sempre con la mascherina, si capisce mai. Ma lascia perdere, niente più. Sì, ma che vuol dire ci vediamo? È una stanza chiusa. Certo che ci vediamo, è ovvio. Ci vediamo è una promessa, ovvio. Può essere anche una minaccia. Il tutto è il contrario di tutto, ricordati. Ma tu veramente ti chiami Auguri Magari Mori? Ai, Sodes. Sì, lo so, è un po' didascalico, è nata così. Genki? Genki desu, da Kage Samadea, ma no. E basta con sto giapponese. E improvvisano, che devono fare? E ci ha fatto pure che i cani morti in guerra, lo sapete, sì? Posso morire adesso? No, ne! Oh, ma che c'è fretta? Rilassati, no? Tra l'altro, auguri. Festeggia pure il compleanno. Per regalo gli ho ordinato la bomba atomica. L'accendo io, ok? È chiaro. Bravo! Quella è la lista per il lavaggio delle anime. Ovvero? Una lavanderia. Sempre aperta. Non sappiamo chi la gestisce, però funziona. C'è una lista d'attesa. Ovvio. Ma qua si aspetta sempre. Quando c'è tempo. Io, per esempio, troverò l'amore della mia vita. Qui? Mm-hmm. Ovvio. Li vedi questi contenitori?
Qui dentro ci sono i formulari per i mali. I mali? I mali, ma... Non volevo, scusa. Cioè, volevo dire che mali. I peccati, quelli fichi che ti ricordi. Io non me ne ricordo manco mezzo. Ma lei da quanto è qui? Mamma mia, ho protestato, ho fatto di tutto. Mi sono incatenato, guarda. Niente da fare. Ma che ti devo ammazzare? Qui non funziona. Ma perché? Come funziona qua? Chi si deve chiedere? Comandano loro, fanno quello che gli pare. Ti dicono c'è posto, stai calmo, non spingete, tornate domani. Vanno avanti così. Sì, ho capito. Io mi ricordo solo che mi stavo suicidando. Ah, che disastro! Che? E allora ti hanno mandato nel posto sbagliato. Serviamo il numero. Ma adesso che fanno? E lì c'è il panorama, metti una monetina e vedi tutta la terra. Cioè io metto una monetina e poi? E poi vedi i posti tuoi, dove sei nato, dove hai vissuto. Io vorrei proprio vedere come si è vestita mia moglie al mio funerale. Solo che mi rimangono 20 centesimi. Ecco, quelli ci puoi giocare all'otto un ambo. Qui ci vogliono le 5 lire, ce l'hanno solo loro. Ah, quelle col delfino, ce le ha tutte mia nonna, ne ha fregate a tonnellate negli ascensori. Mortacce sua! Guardi che mia nonna è ancora viva. E allora che mortacce sua, che muoia, no? Ma perché? E così viene qua e ci porta queste monetine. E servono! Che famo qua? Il panorama, questo e quell'altro. Perché qui c'è la mafia. La? La mafia delle 5 lire! Terribile, terribile! Il Papa ha detto che va abolito il limbo. Quando? Adesso, operativo, le già andiamo di me famo. Il Papa mica mi lo fede, eh. Non andiamo via qui. Che ha detto? Rivoltiamoci, eh? No, ha detto rivolgiamoci. Rivolgiamoci a Dio, ha ragione, andiamo per favore. Oh, non hai capito forse, eh? Sono andato di là. E Dio, dico Dio no, più in covallo. Dio non c'era, eh? Tutti che piangevano. C'era una ditta della Slog che piangevano pure loro. Mm? Era il lavoro a progetto, dicono fatto fare così. E mo? E mo come andare al pane? Lo conosco, quello è buono, un pezzo di pane. Ma che buono, Ruggero, eh? Te sei rimasto là in del cucù, sei rimasto. Si chiama, c'ha il nome da gerarca. Ratzinger. Moriremo tutti. Oddio, ma che me l'hanno rimandato qua? La mafia delle 5 lire! Copandoti un po'. Sto facendo i miei esercizi. Come dice, scusi? Sei diversamente cerebrato, infatti accettalo. Ma è ovvio. Ma qua si aspetta sempre. Moriremo tutti.